Un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Abbiamo chiesto una dilazione, un qualcosa, non ci è stata concessa. E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? Anche la città di Salerno, protagonista del tour che si sta muovendo in tutta Italia per la presentazione del film Cronaca di una passione, il coraggioso film di Fabrizio Cattani, interpretato dall'attore napoletano Vittorio Viviani e da Valeria Ciancottini, dedicato ad una delle maggiori tragedie italiane dei nostri tempi, i suicidi a causa di una crisi economica e sociale che toglie prima di tutto la dignità. Un nuovo appuntamento fra cinema e un incontro con la gente per parlare di vite pignorate a Salerno. È fissata per domani sera al Cinema Teatro San Demetrio di Salerno la proiezione del film, nonché un confronto con i diretti protagonisti della pellicola. Una tappa nella città di Salerno, provincia di una regione toccata dai suicidi per la crisi economica, con il film di Fabrizio Cattani che per la prima volta affronta la tragedia dei suicidi per crisi economica e vessazione fiscale e bancaria. Due gli spettacoli in programma, il primo alle ore 20, il secondo alle 22 e fra le due proiezioni anche un incontro con il regista Fabrizio Cattani e con il protagonista del film Vittorio Viviani. L'appuntamento organizzato e promosso da Help Tutela e Sostegno dei Consumatori di Salerno vuole essere anche un'occasione per approfondire questo dramma che rimane un fenomeno poco conosciuto, spesso ignorato, sebbene più grave e diffuso di quanto possa emergere ufficialmente. Dopo Maternity Blues, Cattani, con Cronaca di una passione, torna con un film coraggioso, un lavoro struggente e doloroso, toccante e commovente, dedicato ai tanti suicidi di coloro che non hanno retto alla crisi economica. Tra il 2012 e il 2015 in Italia 628 persone si sono tolte la vita per cause legate direttamente al deterioramento delle condizioni economiche, personali o aziendali. Su un totale di 16.700.000 pensionati italiani, quasi 8 milioni percepiscono meno di 1.000 euro mensili e oltre 2 milioni e meno di 500 euro. Nello stesso periodo sono state chiuse più di 450.000 aziende, di cui 57.000 per fallimento. Gli ultimi dati del rapporto Istat documentano un paese per consumi calanti e famiglie impossibilitate a far fronte a costi di cure ed esami diagnostici, pagare le bollette e il riscaldamento, con povertà e rischio di esclusione che riguardano un quarto della popolazione ai livelli più alti d'Europa. Il rapporto segnala che in Europa, oltre alla disoccupazione, cresce la precarietà, quella che fino a poco tempo fa si chiamava flessibilità. Un'ultima cosa. La nostra permanenza qui, in questa casa famiglia, in 2 anni e mezzo, è costata al comune 100.000 euro. Cioè, vale a dire, più di 3.000 euro al mese. Quando a noi ne sarebbero bastati 1.000. Per poter fare una vita dignitosa. E autonoma.